L'orecchio è una parte importante del nostro corpo. Senza, uscirebbe molto sangue. Non c'è molto da dire, è il timpano all'interno che conta davvero, dopo tutto. E oggi dovrete utilizzare proprio il vostro udito. Siete pronti? Andremo a sentire 5 suoni inquietanti e misteriosi provenienti dai fondali oceanici, che nessuno ancora riesce a spiegare. Partiamo! È stato sentito per la prima volta nel 1997. È un suono ultra basso registrato in estate più di una volta con una gittata di ben 5.000 km. Partendo da questo presupposto si pensa provenga da un essere enorme, abbastanza da poter coprire un'area del genere soltanto con un verso, forse anche più grosso di una balena. Moltissimi, per escludere l'esistenza di una bestia di tali dimensioni, hanno ipotizzato ci fosse stata una frattura oceanica causata dallo scioglimento di alcune zone ghiacciate sul fondo, ma la variazione dello spettro era troppo irregolare e simile a quella di un essere vivente per provenire da una semplice frattura. Non so cosa dire, ma di tanto in tanto questo pianeta mi fa davvero paura. Udito da una delle stazioni del NOAA, cioè la società americana che si occupa di sorvegliare gli oceani, nel 1991 ad agosto. È l'insieme di una serie di suoni che vanno su e giù più di una volta. Sembra essere stata una cosa stagionale. In genere avvengono in primavera e in autunno, ma non è chiaro a cosa sia dovuto. Molti sostengono siano le eruzioni di un vulcano sottomarino, infatti la zona è nelle vicinanze di uno di essi. Altri ancora pensano sia troppo strano per essere di origine naturale. Tutt'oggi viene rilevato in primavera e in autunno, nonostante sia più debole rispetto agli altri anni. Che questa creatura stia morendo? Più vado avanti e meno voglio di nuotare in mare. Questo suono, chiamato The Train, è stato registrato il 5 marzo 1995, nello stesso anno in cui sono stati registrati il Bloop e la Slowdown, altro suono inquietante del mondo sottomarino. È stato chiamato The Train, che vuol dire treno perché somiglia molto al suono di un treno che frena su delle rotaie. Gli scienziati pensano sia un enorme iceberg che si è scontrato in quei periodi con grossi detriti marini, ma alcuni pensano sia un'altra cosa. Anzi, sostengono possa essere qualche enorme creatura marina legata a quella del blu. Molti pensano a numerose teorie per questo suono. Perché questo verso, chiamato Giulia, che è stato registrato nel 1999 nell'Oceano Pacifico dal NOAA, sembra più un ululato di qualche gigantesco animale durato ben 15 secondi e udito addirittura da tutte le loro stazioni marine. Ovviamente gli scienziati pensarono subito fosse un iceberg che si stava scontrando con i fondali marini, ma noi sappiamo benissimo che non è così. Questo suono è semplicemente su un altro livello di inquietudine rispetto agli altri. È stato registrato il 19 maggio 1995, vicino all'equatore, sentito addirittura da 3 sensori, ad una profondità di quasi 3.000 km. Sembra provenire da un film horror perché diminuisce di frequenza piano piano fino a spegnersi. Con questo concludiamo. Una sola domanda mi viene spontanea: ma cosa cazzo c'è sotto il nostro mare?
Lascio tutto alla vostra immaginazione e se volete sentire altri suoni inquietanti provenienti da varie parti del pianeta, mettete mi piace e condividete il video. Alla prossima, gente!